Callejon resta a Napoli, si riparte ovviamente da lui anche la prossima stagione. Chiediamo ovviamente di Callejon e degli altri ovviamente calciatori in odore di rinnovo al nostro Ciro Venerato. Ciao Ciro! Buongiorno, buongiorno a tutti. Beh, su Callejon vi ho sempre detto la mia, cioè sempre che alla fine una sintesi si troverà, perché come avevo anticipato, Ancelotti, che ringrazio, ha confermato, Ancelotti qualche tempo fa chiese espressamente la conferma di Callejon a De Laurentiis, no? Che era titubante per l'età, per le richieste. Diciamo, Ancelotti disse no, Callejon, ripeto, sta benissimo, l'età non conta perché lo stato fisico è quello di un 24enne, di un 25enne, e quindi puoi tranquillamente andare avanti con la riconferma. Ciro, a proposito di rinnovi, immagino al momento è ancora tutto fermo, c'è bisogno di concentrarsi sull'Arsenal, ovviamente una gara fondamentale, quella di domani agli Azzurri. Prima di chiedere ovviamente anche la tua in vista della gara di domani, ci sono qualche novità dal punto di vista delle trattative degli Azzurri? Perché sembra ritornare in auge il nome di Valverde. Io non vorrei fare il bastian contrario, ma per tutta una serie di motivi che ho più volte spiegato, credo che sarà difficile che il Napoli possa mettere le mani su Valverde. Ma anche perché, ripeto, credo che a Madrid pone delle condizioni contrattuali che a Napoli non piacciono, tipo la recompra. E in assoluto, insomma, il giocatore magari potrebbe anche chiedere qualcosa di più del Napoli a se stesso, magari anche i club europei più importanti, fermo restando che poi bisogna capire se davvero va via, perché Zidane, diciamo, lo sta valutando e quindi potrebbe avere idee diverse dai suoi due predecessori, Lopetegui e Solari, che invece l'hanno impiegato poco. Ciro, a questo punto, ecco, sentiamo la tua su questo match di domani, perché il Napoli domani si gioca ovviamente tutto nella gara di ritorno, c'è da ribaltare questo 2-0 dell'andata, avrà sicuramente la spinta del San Paolo, ma al tempo stesso non sarà facile. Ma allora, c'è una risposta duplice a questa tua domanda. L'Arsenal è più forte, secondo me, in assoluto del Napoli, ma questo l'abbiamo detto già quando insomma, è uscito il sorteggio. L'Arsenal, secondo me, è più forte e più squadra del Napoli, anche fisicamente. Ma in generale questo è un dazio che tutte le squadre italiane pagano nei confronti della Premier. Cioè, la Premier, secondo me, è la squadra più forte del nostro calcio. Non a caso ne porterà, secondo me, 3 o 4 nelle prossime semifinali di Coppa dei Campioni e di Europa League, no? Quindi partiamo da questo assunto. Poi il Napoli, devo dire, ha facilitato il compito regalando 45 minuti all'Arsenal nella gara di andata, e quindi non ci sono tantissime possibilità. Se dopo il sorteggio disse 51 Arsenal e 49 Napoli, ora mi sembra così, perché è un discorso razionale: 70 Arsenal e 30 Napoli. Questo è il discorso razionale. Le coppe però, e quindi ecco perché la duplice chiave di lettura, ci insegnano, e ce l'hanno ricordato anche ieri sera, che non sempre ciò che diamo per scontato accade. La Juve, ad esempio, sembrava dovesse essere eliminata dopo il 2-0 di Madrid con l'Atletico, e ha scattato il De Profundis e invece ha vinto 3-0. Dopo l'1-1 di Amsterdam, tutti quanti noi eravamo convinti che contro una squadra che giocava un bel calcio, ma comunque di giovani, rispetto a CR7, gli elementi esperti, doveva, non dico fare una passeggiata, però tutti quanti noi pensavamo a una Juve in semifinale, quasi non si parlava di un pericolo, e invece è passato l'Ajax. Dipende da come si mette la partita. Il Napoli ha poche possibilità, però quelle poche se le deve giocare, e se le può giocare. Ancelotti, secondo me, non deve commettere l'errore di non esaltare le qualità di alcuni giocatori. Secondo me, Insigne, in un 4-3-3 può fare la differenza rispetto a un 4-4-2. Cioè, quindi magari in alcuni momenti del match, visto che credo che si partirà dal 4-4-2 o 4-2-3-1, qualsivoglia, perché poi l'abbatto movimento che si abbassa Insigne e si alza un centrocampista, con Milik Pertica diventa 4-3-1. Però potrebbe anche, secondo me, pensare a un 4-3-3 con Callejon all'altezza della linea degli attaccanti, Milik che centravanti e Insigne che tornerebbe a fare quello che secondo me sa fare meglio, cioè l'esterno sinistro di un 4-3-3. Poi, per l'amor di Dio, sarà bravo anche nel 4-4-2, fai quello come servì, però secondo me alcuni giocatori fanno la differenza in determinati ruoli.
E poi soprattutto l'intensità, il Napoli non potrà sbagliare nulla, non dovrà fallire i tempi di gioco e la gara si deciderà a centrocampo. Perché? Perché se il reparto più debole dell'Arsenal è la difesa, l'attacco ci deve arrivare però ad attaccare il difensore e ovviamente deve essere ispirato dal centrocampo, che avrà un duplice ruolo di diga e quindi dovrà vincere gli uno contro uno che secondo me domani ci saranno al centrocampo, vedremo molti uno contro uno secondo me al centrocampo e soprattutto poi di rilancio. Quindi sia la fase passiva che la fase attiva sarà fondamentale, soprattutto per il lavoro dei centrocampisti. Ovviamente meno conterà il lavoro sulle fasce dei terzini che hanno deluso nella gara d'andata. Il secondo tempo di Londra mi lascia così qualche possibilità di caos ottimismo, perché comunque il Napoli, che ho visto nel secondo tempo, l'ho visto ripreso, non trascendentale, però sicuramente non ha subito l'Arsenal come in quei primi orrendi 45. Al San Paolo sarà un'altra partita, l'Arsenal in trasferta si trasforma in negativo, il Napoli in casa si trasforma in positivo. E poi ci vorrà come sempre anche un pizzico di fortuna, perché nelle coppe conta anche quello. Se tu fai un gol nei primi 10-15 minuti, io penso alla remontata di Coppa UEFA, io ero presente, forse eravate troppo giovani, nel 3-0 di Renica al 19esimo, però la partita si mise subito bene, perché noi al decimo segnammo subito. Quindi a volte dipende anche come si mette la partita, basta un errore, finita lì, perché se fa subito in mezzo all'Arsenal è finita, viceversa fai subito gol, quindi conterà molto la spinta del San Paolo, perché il San Paolo poi nei momenti importanti, al di là dei numeri 35.000, 40.000, 50, però insomma si faranno sentire. Io però questo volevo dirlo, l'ufficiale De Laurentiis, Ciro, non riusciamo a sentirti bene, Ciro. Io mi sento benissimo. Adesso sì, adesso no, io mi sento benissimo. Lo dicevo, De Laurentiis avrebbe adottato per questa gara così importante prezzi molto più popolari per invogliare il pubblico ad andare a San Paolo, tra l'altro in un giorno particolare, perché per i cattolici domani è il giorno dei sepolcri e quindi molti stanno con le famiglie, c'è comunque la diretta televisiva, quindi io personalmente avrei rinunciato a qualche pugno in più di euro per portare più gente allo stadio, perché su quelle partite in cui la differenza si sente quando hai il pubblico dalla tua parte, e quella Napoli-Juve, chi ha YouTube può andare a vedere quelle immagini, ce lo ricorda, perché io ero a San Paolo, c'erano 90.000 persone che secondo me il gol di Renico fecero loro, cioè ci sono momenti in cui, perché non escludo che è un match che possa anche andare supplementari, lì la differenza la fa molto il pubblico, e quel gol di Renico non se la prende il mio amico Alessandro, l'ha fatto in compartecipazione, un gol che aveva fatto il 50% Renica e il 50% il San Paolo, quella serata che è rimasta insomma nei cuori di tutti noi. Ciro, premettendo che sarebbero stati inavvicinabili per prezzi e per competitors, ma volevo chiederti, nel recente passato il Napoli ha provato a sondare uno dei gioiellini dell'Ajax che ieri hanno annichilito la Juventus di Cristiano Ronaldo? No, non lo so, visto che non lo so non posso rispondere. De Jong e De Ligt sicuramente il Napoli l'avrà valutato, perché ha uno scouting strepitoso che ha praticamente in tempo reale tutte le relazioni sui migliori under 15, 16, 17, 18 d'Europa, quindi sicuramente lo scouting di Giuntoli e Pompilio avranno sicuramente fatto questo, però con molta franchezza non ho verifiche se il Napoli poi ha realmente trattato questi giocatori o viceversa, non ci ha rinunciato. Quello dell'Ajax che Napoli seguì, penso che ci fu una trattativa, poi il Napoli per questi motivi ci rinunciò con Dolberg e fece bene, perché poi il ragazzo non ha mantenuto insomma le prospettive. Questi ultimi due sinceramente non lo so, anche se ripete liste, è costato subito un botto, quindi magari a 17 anni già l'Ajax lo valutava uno sproposito. E quindi si fa il discorso che abbiamo fatto per Almendra qualche mese fa, c'è un giocatore che piace moltissimo al Napoli, ma il Napoli non intende scommettere 30 milioni su un ragazzotto che può crescere bene o meno. Credo che all'epoca De Ligt, che sembrava un predestinato, questo De Jong, costassero già troppo per l'età che arriva, no? E per la poca esperienza accumulata. Ora ovviamente sono questi giocatori fuori portata,
credo non solo del Napoli, ma anche del calcio italiano, perché per me De Ligt andrà all'estero, non andrà alla Juve. Penso anche lui al Barcellona, ma ci sarà un asse internazionale, a maggior ragione dopo ieri, quindi un giocatore è partito da 50 milioni, è sbalzato a 70-80. Io credo che dopo ieri, se l'Arsenal continuerà questo splendido tragitto, potrebbe anche essere 90-90-100 milioni. Ciro, ieri alla Juventus cos'è successo? Neanche Cristiano Ronaldo ce l'ha fatta a portare, ecco, la Juventus in avanti, no, Champions, a provare a vincerla questa Coppa. Io il mio DNA ideologico, tattico, è stato sempre molto chiaro. Io ho sempre detto in generale, e in questo mi sono sempre molto avvicinato alle idee di Arrigo Sacchi e dei suoi adepti, e quindi tra i suoi adepti hanno ovvero Guardiola, Cruyff, Rijkaard, Maurizio Sarri, Ten Hag, che un campione da solo non fa mai la differenza, vince sempre la squadra che ha qualità di manovra, organizzata. Questo è giocare bene alla lunga paga, no? Quando questo è il mio DNA, e quindi niente, evidentemente ancora una volta il campo ha confermato che quando si hanno più idee, si ha più voglia, si ha più organizzazione di gioco, si può anche, ovviamente è gioco di qualità, è ovvio, quello è Malek li ha, anche se è giovane, si può anche superare una squadra che nei singoli magari è più forte di te, però non ha la sua qualità di manovra. E questo credo che sia stato il grande limite della Juve quest'anno. Fermo restando che la Juve resta comunque una squadra tosta, forte, con la mentalità vincente, però non è bastato per vincere la Coppa dei Campioni. Se prendi Cristiano Ronaldo lo prendi perché vuole vincere la Coppa dei Campioni, non per vincere uno scudetto che avresti vinto anche sempre Cristiano Ronaldo, magari non con 20 punti, così stacco, ma l'avresti vinto. Ecco Ciro, torniamo un attimo all'attualità, alla partita di domani, perché si decide ovviamente una stagione e anche quelle che possono essere, insomma, degli avvicendamenti dal punto di vista economico, perché se vai avanti in Europa League e riesci a raggiungere magari la finale, hai una cifra ben diversa da quella che ottieni se esci ai quarti. Questo potrebbe anche sbilanciare in un modo o in un altro quelle che sono le tematiche di mercato degli azzurri. Non so se ci sono novità dal punto di vista dei rinnovi, ma credo di no, perché credo, ce lo direi anche tu, è ancora tutto fermo, sia per Cagliecon che per Mertens, che per magari Maximovic e Zielinski. Per Raul Albiol invece la situazione in questo momento qual è? Sappiamo che sta recuperando, non dovrebbe essere in campo, ma ci sono stati dei passi avanti o quantomeno delle comunicazioni tra l'entourage dello spagnolo e la società sportiva Calcio Napoli? Non ho ancora affrontato il tutto, perché il ragazzo ha avuto problemi fisici, quindi il Napoli non ha pensato al rinnovo o altre situazioni. Però Albiol, così come Cagliecon, che di questo è uno di quei giocatori che Ancelotti crederebbe avere il prossimo anno a Napoli, per la personalità, per lo spessore del personaggio, e anche perché secondo Ancelotti la presenza di Albiol rende quelli belli più sicuri in campo. Grazie Ciro. A voi, buon pomeriggio. Ciao, grazie, Ciro. Grazie a Ciro Venerato.